ragazzi, come state? Vediamo di cosa si parla oggi. Renne. Infatti, oggi leggiamo Ultima fermata per il Renne Express. Yeah. Ultima fermata per il Renne Express. Mia, queste fuori dai cancelli della scuola. Le brillavano gli occhi. Mamma, gridò, ho preparato un biglietto. Lo manderò a papà per Natale. È meraviglioso, gli piacerà tantissimo, disse la mamma. Ma tesoro, Natale è vicino. Temo che non lo riceverà in tempo. Mia sospirò. Avrebbe voluto che suo papà non fosse così lontano. Il mercatino di Natale era affollato. Mia sentì il profumo di cannella, zucchero e calda arroste. Ma senza il suo papà ogni cosa sembrava meno luminosa, meno natalizia. Con rabbia calciò un sassolino. Questo volò oltre le bancarelle e colpì una cassetta postale dall'aspetto misterioso. La cassetta, infatti, non disponeva di una buca per le lettere, ma solo di una porta con la scritta «Renne Express, girare la maniglia 3 volte per inviare il pacco». Mia sentì un vuoto allo stomaco. Qualcosa di magico stava per accadere. Ruotò la maniglia e si ritrovò in una stanza tanto meravigliosa quanto strana. Aveva le pareti tappezzate di mappe e dal soffitto pendevano tante decorazioni natalizie. «Benvenuto al Renne Express!» esclamò una vecchietta sorridente. L'anziana signora diede a Mia una carota e indicò una porta. «Corri di là con questa, Mia, sbrigati!» Gli stivali di Mia affondarono in uno spesso strato di neve. «Wow!» sussurrò. C'era una bellissima renna che si avvicinò e sgranocchiò la carota. «Ehi, mi fai solletico!» disse Mia ridacchiando. Con cautela, la bambina si mise a cavalcione della renna. Partirono insieme, galoppando sempre più veloce, fino a che... presero il volo, sempre più in alto. «Stiamo portando il biglietto a mio papà, vero?» rise Mia. E le orecchie della renna si agitarono allegramente in segno di risposta. Si lanciarono sopra un mare scintillante. «Sto volando!» gridò Mia ai pesci. Una sfilata di barche solcava l'acqua, mentre i marinai intonavano dolci melodie natalizie. «Ciao!» li salutò Mia. Due ragazzini guardarono il cielo. «Guarda, una renna volante!» gridò uno. «Unisciti a noi!» disse l'altro. «Mi dispiace!» esclamò Mia. «Non possiamo fermarci!» E la renna sfrecciò via, con gli zoccoli che scalciarono l'aria e le campanelle che tintinnavano nel vento. Ben presto si fece più caldo e sorvolarono una bellissima città. Stelle di carta illuminavano le sue strade. Mia non aveva mai visto un luogo dall'atmosfera così natalizia. Avrebbe tanto voluto visitarlo. «Tornerò quando sarò più grande», promise a un gatto seduto su un tetto illuminato dalla luna. «Ma prima devo vedere il mio papà». Sfrecciarono oltre le fredde montagne. Mia nascose le mani nella pelliccia della renna. Nel cappotto il biglietto per papà era sicuro e all'asciutto. Poi, alla fine, atterrarono nei pressi di un piccolo rifugio. Mia scese. «Perché ci siamo fermati qui?» disse un po' delusa. La renna le diede una spinta affettuosa, incoraggiandola a farsi avanti. E Mia vide una persona davvero speciale. «Papà!» gridò. Lui profumava di cannella, zucchero e calda arroste. Profumava proprio come il Natale. «Ti ho portato un biglietto», disse Mia. «Sono arrivata in sella una renna volante». E sebbene fosse felice, le sue guance si rigarono di lacrime. Il papà la strinse in un forte abbraccio. «È meraviglioso, grazie piccola e coraggiosa Mia». Mia gli raccontò tutta la sua avventura. «Ho preparato il biglietto perché vorrei che ti ricordassi di me questo Natale». «Oh Mia», sospirò il padre, «come potrei dimenticarmi di te? Penserò a te ogni secondo della mia giornata. Anche quando mangerai il tacchino?» «Sì». «Anche mentre indosserò un buffo berretto di Natale!» Poco dopo, la renna bussò delicatamente con le corna sulla porta. «Penso che voglia portarti a casa», disse il papà. «Mamma si sentirà sola senza di me, a noi Mia», e salò il padre con un abbraccio. «A papà, ti voglio tanto, tanto, tanto bene, con affetto Mia. P.S. Buon Natale!» Mia risalì sulla renna. Dall'alto risuonò un tintinnio di campanelle, il cielo stellato era pieno di bambini in volo e tutto a un tratto Mia capì che c'erano altre famiglie come la sua, famiglie che non potevano passare insieme il Natale. «Grazie», sussurrò, abbracciando forte la renna quando atterrarono a casa.
Quando Mia uscì dalla casetta delle lettere, non era passato neanche un minuto. Mamma chiamò Mia, afferrandole la mano. Ho vissuto la più fantastica delle avventure. Quel Natale passato con la mamma fu meraviglioso. Giocarono e mangiarono il tacchino con tutti i contorni. Quando Mia aprì il regalo del suo papà, rise forte, una renna abbracciandola stretta. Non poteva esserci regalo più bello. Bene, vi è piaciuto? Ci vediamo domani, ciao!